Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Marco Zanetti, che mi chiede di parlare del film di Walter Hill che si firma qui Thomas Lee, Supernova del 2000, con Angela Bassett, Lou Diamond Phillips, James Spader e Robert Forrester tra gli altri. Allora, il film è una fantascienza colta che passa da Alien, attraversa anche addirittura Solaris, volendo 2001, è una fantascienza alta che però mescola anche un certo tipo di fantascienza thriller horror spaziale. Il modello poi sarà Sunshine, che forse questo Supernova un pezzetto l'ha visto. Insomma, la trama è abbastanza semplice: una nave spaziale di recupero ha un segnale di aiuto, deve fare un salto spazio-temporale, lo fa, arriva sul posto, la nave ormai che deve cercare è completamente distrutta, è un derelitto, ma all'interno dello stesso trovano un manufatto alieno che insomma porterà grandi disguidi all'interno della nave, che porterà discordia oltre che un alieno forse al suo interno. Di più non vi voglio dire, perché magari qualcuno questo Supernova non l'ha visto. L'ha firmato Thomas Lee proprio perché è Walter Hill, è stato levato il montaggio, che a lui a un certo punto ha passato a Francis Ford Coppola per renderlo un po' più vedibile, perché sembra che la prima mandata che aveva montato lo studio non si capisse un cazzo. Ora qui col montaggio di Coppola qualcosa in più si capisce, nonostante alcuni dialoghi siano scollegati, nonostante si noti che alcune scene ne mancano, perché al nostro li sono stati tagliati mezz'ora di film, li sono stati cancellati parti del film intero, e questa unione quindi tra dramma, melò, thriller, horror, fantascienza comunque risulta interessante proprio perché è recitato molto bene, messo in scena alla stragrande con degli interni enormi, del bel bei design. Certo dispiace sapere che non sono riusciti a finire gli effetti speciali proprio perché i produttori si sono tirati indietro all'ultimo momento, dispiace appunto che il montaggio non sia quello di Hill, non si riesca a capire in realtà come voleva il nostro che fosse davvero il suo film. Naturalmente ne ho parlato anche nella monografia su Walter Hill, andatevela a vedere. E qui cosa vi posso dire di più? Per me comunque ha più cuore e energia questo film dei miliardi di blockbuster che escono adesso tutti patinati, buoni a un cazzo, che non hanno alcuna cosa da dire. Qui, nonostante Hill sia stato abbastanza castrato dalla produzione, il film riesce comunque a mantenere un'idea anche sociale, un'idea anche di racconto, che non è solo e banalmente quella del racconto spaziale per ragazzi. Insomma, qui siamo di fronte a un film che parla di cose serie, intelligenti, e veramente parla di 6.000 cose, e lo fa a tratti in maniera ottima e a tratti in maniera completamente scombussolata, proprio perché il film, chiaramente, Walter Hill, avendo filmato Thomas Lee, lo ha ripudiato proprio per questi motivi. Insomma, un film che purtroppo è stato chiuso in fretta velocissima, in fretta e furia dalla produzione. Una volta che Walter Hill si è levato di culo, hanno preso quello che avevano girato, l'hanno fatto montare, come ho detto, a merda. Francis Ford Coppola ci ha messo una piccola pezza, e il film alla fine diventa comunque una fantascienza, secondo me, interessante e da non perdere. Qui sotto il link, come al solito, donate, mi piace, iscrivetevi, fate quello che volete fare, ma soprattutto non vi fate mancare tutta la filmografia di Walter Hill e la monografia che ho fatto sul canale. Questo Supernova, ripeto, non è uno dei suoi film migliori, è un film massacrato dai produttori, che però, ripeto, non ha la terribile algidità dell'effetto speciale completo fatto adesso, e nonostante appunto gli effetti speciali Supernova non fossero stati portati a termine, da quel senso di serie B che forse lo aiuta in questo caso a distanziarsi dai film del XXI secolo, che sono esclusivamente effetti speciali e nient'altro, ovvero quelli a cui ci stanno abituando sempre di più, specialmente nella science fiction, nel fantasy e nell'avventuroso. Qui ancora si puntava molto più sulla storia che sugli effetti speciali, e nonostante tutti i tagli e tutto il casino, alla fine il film si porta a casa benissimo, e si nota un'altra volta che Walter Hill comunque il gusto per l'inquadratura non l'aveva nemmeno perso quando si faceva chiamare Thomas Lee appunto in questo film, perché ripudiato.